Siamo contenti che sia stato finalmente nominato un presidente dell'autorità portuale, finiscano i commissariamenti. A Napoli si sta volando con i poteri ordinari, quindi insieme la cooperazione istituzionale tra la città in tutte le sue articolazioni, il governo nazionale e il governo regionale. Vedrete che con questa autorità portuale, con i poteri ordinari, nel 2017 si vedrà subito un cambiamento di rotta sul porto di Napoli, che per 4 anni e mezzo, a causa di commissariamenti reiterati, è stato completamente ingessato. Il Presidente del Consiglio a Pompei, abbiamo avuto anche l'invito a partecipare come sindaco della città metropolitana, ma oggi mi sono impossibilitato perché abbiamo un Consiglio Comunale molto importante. Qui a Napoli anche il 23 dicembre si lavora fino a tardi, il 24 dicembre abbiamo la giornata della solidarietà proprio qui vicino con i poveri, quindi noi ci aspettiamo una concretezza e un'attenzione maggiore per il 2017. Se la nomina di un ministro per il Mezzogiorno significa più concretezza nei rapporti tra il Mezzogiorno, la città di Napoli e il governo, più collaborazione tra poteri ordinari, io penso che si possono fare dei passi in avanti assolutamente significativi. Quindi io per adesso farei l'epochè, come dicevano i greci, farei una sospensione dal giudizio. Come sempre giudicherei dai fatti, cioè vediamo come vanno le cose, se vanno bene lo diremo. Se invece è stata un'operazione solamente per dire abbiamo fatto il Ministero del Mezzogiorno e la politica continua a essere quella di lontananza dal Mezzogiorno, diremo che è stata un'operazione assolutamente estetica ma non concreta.